Lo SPAD fu un aereo da caccia monoposto biplano sviluppato dall'azienda aeronautica francese Société pour l'Aviation et ses Dérivés, o più semplicemente SPAD. Dal 1916 la famiglia dei caccia francesi SPAD rappresentò il culmine della tecnica aeronautica del periodo. I modelli S7 ed S13 furono considerati tra i migliori aerei da combattimento dell'intero conflitto mondiale. Il successo dello SPAD fu dovuto fondamentalmente al talento di due tecnici, Louis Becquerot, il progettista, e Marc Birkitt, un ingegnere svizzero della Hispano-Suiza, che creò il motore del caccia. Becquerot avviò il progetto del suo caccia nel 1915, disegnando il prototipo S5, letteralmente attorno al nuovo motore. Questo era racchiuso in una cappottatura metallica assai pulita dal punto di vista aerodinamico, che terminava col radiatore frontale a sezione circolare. La struttura dell'aereo era in legno, rivestita in tela e in pannelli di alluminio nella parte anteriore della fusoliera. L'armamento consisteva in una mitragliatrice Vickers da 7,7 mm, sincronizzata con un sistema messo a punto dallo stesso Birkitt per sparare attraverso l'elica. L'aereo aveva un motore Hispano-Suiza 8AA che erogava una potenza di 150 cavalli. Si trattava di un 8 cilindri a V raffreddato a liquido, assai robusto e affidabile, caratterizzato sin dall'origine da buone potenze specifiche che nelle versioni successive superarono quelle massime fornite dai propulsori rotativi, i più diffusi dell'epoca. Nacque così, per la produzione in massa, la versione S7. L'apertura alare era di 7,81 metri, era lungo 6,8 metri, era alto 2,20, pesava a vuoto 510 kg. Il peso massimo al decollo era di 703 kg. La velocità massima era di 194,5 km/h a 2000 metri di quota. La quota operativa massima era di 5334 metri. L'autonomia era di 2 ore e 15 minuti. Le elevate prestazioni dello SPAD S7 apparvero evidenti fin dal suo primo volo nell'aprile del 1916 a Villa Coublay, ai comandi del collaudatore Maurice Becquet. L'aereo raggiunse la velocità di punta di 196 km/h e registrò un tempo di salita di 15 minuti per raggiungere i 3000 metri di quota. Erano parametri assai significativi per l'epoca e le autorità militari francesi autorizzarono la produzione del caccia. Il 2 settembre gli S7 iniziarono ad equipaggiare i reparti al fronte e il primo a diventare operativo fu la Escadrille 26. Dopo questo promettente inizio, l'aereo si diffuse nelle unità da caccia delle aviazioni alleate, che trovarono nello SPAD un velivolo da combattimento in grado di contrastare efficacemente la minaccia della macchina bellica tedesca. Verso la fine del 1916 fu avviato lo sviluppo della versione S13, con il preciso obiettivo di migliorare ulteriormente le già notevoli prestazioni dello S7. Ancora una volta, la chiave del successo fu con il motore Hispano-Suiza, che nel frattempo si era evoluto in serie più potenti. La versione S13 era caratterizzata da dimensioni e pesi maggiori, tuttavia l'aereo era impostato sulle linee generali del predecessore e differiva da questo soprattutto nella struttura degli alettoni e dei piani di coda. La potenza però passava da 150 a 235 cavalli. Questo permette di raddoppiarne l'armamento con la installazione di due mitragliatrici Vickers sincronizzate, rendendo così lo SPAD pienamente competitivo con le famiglie dei contemporanei caccia avversari. Lo S13 era assai poco maneggevole e questa caratteristica, unita al comportamento poco prevedibile alle basse velocità, lo rendeva piuttosto difficile nelle mani di piloti inesperti. Le manovre più delicate erano quelle di atterraggio, con l'incognita sempre presente di stalli improvvisi. Lo S13, comparso come prototipo il 4 aprile 1917,
fu subito accettato e messo in produzione. Questa variante raggiunse la cifra quasi incredibile per l'epoca di 8.472 esemplari complessivi costruiti. L'impiego del caccia Spad, nelle sue principali versioni, si estese all'aviazione militare belga, al Royal Flying Corps britannico, al servizio aereo della American Expeditionary Force della US Army e all'aviazione del Regio Esercito italiano. L'Italia fu l'ultima in ordine di tempo a dotarsi degli Spad. Gli S-7 arrivarono soltanto nel marzo del 1917 e rimasero in linea anche dopo la comparsa della variante successiva, verso la metà dell'anno seguente. Gli aerei forniti direttamente dalla Francia furono 214 e i primi equipaggiarono la 77esima squadriglia e la 91esima, quella di Francesco Baracca, soprannominata poi la squadriglia degli Assi. Il caccia andò in dotazione a 11 reparti del Regio Esercito. Baracca, il grande asso, conseguì la sua prima vittoria su uno Spad S-7 il 13 maggio 1917 e pochi giorni dopo, il 21, registrò il suo 12° abbattimento, alimentando così i notevoli risultati complessivi della celebre 91esima squadriglia. Diversi Spad, resi famosi dalle imprese degli uomini che li portarono in combattimento, sono oggi conservati nei musei aeronautici mondiali. Al Museo Storico dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle sono custoditi gli Spad S-7 appartenuti a Fulco Ruffo di Calabria e a Ernesto Cabruna, mentre un altro Spad S-7 con le insegne della 91esima squadriglia è esposto a Lugo di Romagna, paese natale di Francesco Baracca, nel museo a lui dedicato.